Pronti? Campionato Serie A Prima Divisione Nazionale 2014-2015, girone A, quinta giornata, la Premano Trieste affronta il Cassano Magnago. Un cordiale saluto da parte di Dennis Roccoselli e Marco Loduca. Buonasera a tutti i telespettatori. Veniamo subito alle formazioni di quest'oggi, partendo con il Cassano Magnago. Il portiere numero 1 Ilicic, 16 Corazzin, 3 Sciscì, 6 Bellotti, 8 Moretti, 9 Avlicek, 19 Zorz, 22 Di Vincenzo, 40 Montesano, 68 Mazzocchini, 77 Gregori, 83 Brakocevic, 86 Deci, 87 Lamendola. Reattore Avlicic. Veniamo alla mano Trieste con numero 1 Ozzano, 12 Bosic, 3 Adojkovic, 4 Veglia, 5 Dapiran, 7 Anis, 9 Pernic, 10 Cugnac, 11 Bellomo, 13 Di Nardo, 14 Calpanese, 15 Dogan, 18 Leone, 19 Vicentina, allenatore Giorgio Veglia. Gli arbitri sono i signori Carrera e Rizzo. E andiamo subito con inquadrare l'avversario di quest'oggi, il Cassano Magnago. Una squadra che ha cambiato molto in estate, è arrivato due hitter argentini, Marzocchini e Gregori. E più hanno dalle giovanili è cresciuto molto Moretti, che oggi gioca a terzino destro al posto di Venturi, che è un altro nuovo acquisto, però che oggi è infortunato. E direi che è una squadra molto buona e sicuramente ha avuto un buonissimo inizio di stagione. Ha perso sabato una partita in casa contro Merano, però oggi sicuramente sarà tutta un'altra partita. Ecco, veniamo anche a Trieste, che c'è una novità per quanto concerne il roster giuliano. Ovvero il numero 8 Giolo. Sì, oggi non è in panchina perché è arrivato da poco, deve ancora maturare un po' di preparazione fisica perché è un po' indietro, però comunque sicuramente un buon acquisto, un ragazzo del 95, sicuramente continua la tradizione di portare ragazzi giovani per poi farli crescere qui in casa nostra. E veniamo subito in cronaca con il punteggio che vede sempre le due squadre ancorate sullo 0-0, con il Cassano Magnago in avanti. E c'è questo tiro che viene bloccato da parte del numero 10 avversario. Il 10 si chiama Moretti, appunto, e tra l'altro è ritornato anche lui come Anici dalla Finlandia, dove era in trasferta con la nazionale di Radojkovic. Direi uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato, un ragazzo molto giovane ma comunque ha già dimostrato il suo valore. A fianco a questo c'è come terzino Brakocevic, che è lo straniero, che ha una media realizzativa molto buona fino ad oggi, viaggia su circa 10 gol a partita. E poi terzino destro in questo momento Zorz, questa è la compagnia. Manca appunto Venturi, che oggi è infortunato. E c'è subito una parata del nostro portiere Zaro e il contropiede da Piran, che realizza la prima rete per la Premano Trieste in vantaggio per 1-0. Una bella palla recuperata da Visentin, che ha lanciato subito, ha visto subito da Piran in prima fase, l'ha lanciato e da Piran bravo a aspettare Ilic, che tra l'altro è un portiere molto esperto, anche lui naturalizzato, e è riuscito a ingannarlo con questo bel gol. Ecco, diciamo ovviamente che questa è una partita che si è separato molto, perché può valere in ottica playoff. Assolutamente sì, perché hai detto bene, perché noi e Cassano diciamo siamo tra le antagoniste, diciamo, lasciando passare Bolzano, ci sono 3-4 squadre, noi sicuramente Cassano, Pressano e qualcun'altra che si può inserire nella lotta appunto per arrivare ai playoff. Ecco, nel frattempo è stato ammonito Capitan Visentin, giusto, perché la palla è arrivata al pivot che si è girato bene, Visentin l'ha tenuto da dietro e quindi è giusta l'ammonizione. Veniamo alle fasi della partita con Visentin per Anici, Radojkovic, Anici al centro, brutto fallo da parte del numero 19 Zorz, che è entrato veramente in maniera abbastanza brutta nei confronti di Anici ed è stato anche ammonito. Sì, giusto, perché anche questa è un'uscita un po' non davanti ma un po' laterale, quindi giusta la munizione.
con una difesa buona, perché stanno facendo una 6-0 anche loro, ma una difesa 6-0 parecchio aggressiva, con le uscite dei secondi molto, molto avanti. Difesa che ci sta mettendo un po' in difficoltà, perché anche ricordiamo che noi in questo momento ci stiamo giocando senza Kuniak, che ha riportato la frattura del dito della mano destra proprio in Bolzano, quindi ci manca dalla parte destra il mancino, e tra l'altro il miglior tiratore che abbiamo. E ripartiamo quindi con la cronaca. Visintin, Radojkovic, Anici, Radojkovic, Visintin nuovamente, Anici al centro, Radojkovic, palla persa ma è infiscata appunto un'infrazione e si prenderà quindi con Radojkovic. Il palleggio davanti alle mani di Radojkovic, ormai che sta perdendo la palla. È una difesa molto tosta, questo Marzocchini di qua e la Mendola di là, sono due secondi veramente in questo momento molto validi, ci stiamo dando difficoltà. Sicuramente dovremmo tenderci una partita un po' più di spregiudicatezza, soprattutto da parte di Anici, perché dovrà essere quello che oggi fa la differenza. Peccato questa traversa piena da parte di Dapilan, e quindi la formazione lombarda che riparte. La formazione lombarda, appunto, come dicevi te poc'anzi, molto, molto aggressiva in fase difensiva, ma anche comunque in fase d'attacco è ben impostata. Sì, sì, sicuramente Havlicek è da tanti anni lì a Cassano, sicuramente sta facendo un ottimo lavoro. Hanno anche loro tanti ragazzi del vivaio, hanno un buon straniero, un paio di naturalizzati, una squadra sicuramente completa in ogni ruolo. Appunto oggi manca Venturi, ma insomma vedo che hanno rimpiazzato al meglio e stanno giocando una buona partita. Giallo a Pernic, corretto anche questo perché ha chiuso in ritardo sul pivot, e giusto anche questa munizione qua. E quindi subito al tiro con Shishi il Cassano Magnago, ma para Azzaro, e quindi si parte con Trieste in avanti. Radojkovic per Anici, prova il tiro e questa parata da parte di Ilic. E nulla di fatto anche dalla parte opposta, quindi si prende nuovamente con Trieste in avanti, e fasi del gioco veramente molto molto veloci. Sì, sì, molto, una bella seconda fase impostata bene da Di Nardo, adesso sul lancio sbagliato di Ilic. Di Nardo che si è buttato in mezzo e ha guadagnato i due minuti, perché gli ha fatto una brutta gomitata la Mendola, Zorzo. E quindi adesso abbiamo due minuti in più in un attacco, vediamo di impostare al meglio questa azione in superiorità numerica, che deve portarci almeno a fare un gol e non prendere nessuno. Ricordiamo appunto il punteggio che dopo 5 minuti e 44 dall'inizio del primo tempo vede la perfetta parità fra due formazioni, siamo sul 1-1. Nel frattempo è stato asciugato il parquet, Di Nardo si incarica della battuta. Per Radojkovic, Anici, Radojkovic, per Visintin, Radojkovic, per Anici, Visintin, dal fondo c'è la rete di Dougan, e quindi Trieste avanti di 1-2-1. Ovviamente Trieste deve lavorare molto sulle fasce, perché è il punto che giustamente, almeno inizialmente, si è riusciti a perforare questa difesa ospite. Hai detto ancora una volta bene, perché giustamente in mezzo sono abbastanza duri, come dicevo prima, hanno Brakocevic, Zorz e Marzocchini, sicuramente molto duri in difesa, ma corretti, e quindi dobbiamo sfruttare meglio le ali, come ha fatto adesso con questa penetrazione di Visintin, che ha sganciato su Dovgan, che ha messo dentro un bel gol. E si parte con Trieste che imposta il gioco, ti passa a metà campo Visintin per Radojkovic. Dougan che perde questo pallone, quindi c'è la rimessa laterale per il Cassano Romagnago. Shishi per Moretti per Marzocchini. Questo Montesano, che anche lui, diciamo, è un giocatore molto molto esperto, prima in fase appunto di presentazione parliamo anche di Montesano, un giocatore molto molto esperto che imposta anche lui il gioco, ha fatto vedere belle cose. Ah, sicuramente è una delle ali destre migliori di questo girone, sicuramente tanti anni, magari forse un po' basso, però sicuramente un ottimo tiro, un ottimo, molto reattivo, sicuramente un buon giocatore di esperienza. Adesso è stata una palla difficile di Radojkovic, passaggio a Dougan quanto improbabile, dobbiamo sfruttare meglio questa seconda fase per cercare appunto di andare in gol. No.
Questo è un rigore fischiato un po' buoni gli arbitri, perché non aveva neanche la palla in mano Moretti, quindi non poteva fischiare rigore. Vabbè, vediamo adesso Zaro parlerà. Si incarica della battuta Shishi, quindi Shishi contro Zaro. È un pallonetto che va fuori, completamente sbagliato questa palombella, quindi si parte sempre con Trieste avanti di uno. Sì, ha tentato il pallonetto Brakočević, però sicuramente un po' ampio nell'OEA e quindi Zaro ha lasciato sfilare sopra la traversa. Siamo sempre uno in più e adesso vediamo che l'azione imposta Radojković, uno in più. È peccato questo tiro di che non è andato a buon fine, quindi il Cassano Magnago torna in avanti. Un po' forzato il tiro di Anici come il precedente, sono due tiri che Kevin ha sicuramente forzato, mentre potevamo giocare molto più a scalare, cercando appunto, come ho detto prima, di liberare le ali. Moretti pescissima, ma viene fermato il gioco, quindi è fallo. Diciamo un avvio comunque molto molto combattuto e tutto anche lo fa dimostrare il punteggio, diciamo, basso, perché sono passati 8 minuti e 48 e vede Trieste avanti di 1-2-1. Sicuramente le difese sono predominanti in questo momento, magari c'è ancora una fase di studio tra le due squadre sicuramente, però sicuramente è anche vero che le difese sono in questo momento predominanti. Adesso Marzocchini sta uscendo probabilmente per un piccolo infortunio al ginocchio. Vediamo chi lo sostituirà, penso che entrerà Shishi a questo punto. Ricominciamo, però chiaramente se siamo a bassi, i portieri parano, dovremmo sfruttare meglio la seconda fase. Ecco, ricordiamo inoltre anche che Trieste è riduce da una partita disputata a Bolzano che ha dato buone indicazioni contro la corazzata del Gironea. Sicuramente non era la partita che diciamo che era vincere o morire. È una squadra molto forte, sicuramente per me la candidata numero uno allo scudetto. Comunque ciò nonostante Trieste ha fatto una buona partita, perché dopo una partenza non tanto buona, comunque nel complesso sono state buone indicazioni da parte di tutti, quindi direi buona. Poi la palla recuperata da Visentin, bravo. E Trieste in contropiede con Dougan che realizza. Quindi Trieste si porta avanti di 2-3-1. Non sono passati 9 minuti e 15 dall'inizio del primo tempo. Diciamo che Dougan sulla fascia sta facendo veramente molto molto bene. Direi che Dougan dall'inizio del campionato è la sorpresa più lieta di questa squadra, perché ha fatto un inizio molto buono, due partite subito molto buone, anche Bolzano è andato abbastanza bene. Oggi si sta prendendo, ha già fatto due gol con un 100% di realizzazione, ma facendo le scelte giuste senza forzare, quindi direi fino adesso un ottimo esordio per Lorenzo. Ecco, diciamo che anche una delle cose positive di Trieste è soprattutto in fase d'attacco il contropiede, perché soprattutto anche nell'altra stagione la formazione Giuliana ha avuto dei buoni risultati e il contropiede di Trieste quando parte può fare veramente molto molto male, come abbiamo anche visto poco fa. Ma sicuramente è una delle armi migliori che abbiamo, perché non avendo molti tiratori da fuori o giocando molto di manovra, sicuramente il gol più facile da fare sono quelli in contropiede, avendo la possibilità, avendo sempre avuto una buona difesa dall'anno scorso in poi, e quindi la possibilità di dar parate e lanci in contropiede è un'arma che dobbiamo sfruttare e sappiamo sfruttare bene. Sicuramente è una delle armi migliori che abbiamo. Altra parata del portiere Giuliano, quindi nulla di fatto. Trieste potrà ripartire per cercare di aumentare il divario. Visentin Paradojković che tenta di incugnarsi la difesa del Cassano Magnago. Viene fiscata appunto un'infrazione. E qui si parte con Trieste sempre in avanti. È una buona azione di Radojković, che poteva anche mollarla, passarla da Piran perché era abbastanza solo, invece ha voluto forzare da solo, ha preso 9 metri e ricominciamo da capo a circolare la palla. Il bel taglio di da Piran che non l'hanno visto. Se non riusciamo a vedere questi tagli come da Piran era solo adesso, sicuramente facciamo più fatica. Non andare a passi, c'è un cambio in difesa tra Zorze e Shishi. Anche nel fine triste comunque è pronto un cambio. Sì, penso che entrerà Oveglia o per Visentin. Ecco, grande Radojković, o per Visentin o per Da Piran.
E quindi Trieste allunga e si porta sulle più tre quando è passato un terzo del primo tempo, con il Cassano Magnago in fase di costruzione, con il Moretti nuovamente che cerca di penetrare, ma finta per Montesano. È sempre il Cassano Magnago in avanti. Diciamo che Cassano Magnago ha dei giocatori anche abbastanza, diciamo, dotati fisicamente, sono abbastanza ben messi, diciamo. Ha 3-4 giocatori sicuramente sopra il 1,90 m, Brakovic, Shishi, il figlio di Havlicek, e chi non è dotato fisicamente è sicuramente molto tosto, perché vedo una difesa molto, molto aggressiva. Adesso facciamo il cambio, entra Oveglia, probabilmente si posizionerà terzino a sinistro, Radojkovic in mezzo e Kevi Anici a destra, e Visentini torna sul ruolo naturale di ala sinistra. Penso che con questa squadra qua abbiamo qualche chance in più in attacco, come sia come opzione di penetrazione che come tiro da fuori. Anici per Michele Oveglia. Anici, Michele Oveglia. Anici. Radojkovic, non c'è l'intesa, ma fallo da parte del numero 10 Moretti, quindi si riparte con palla in mano per Trieste. Anici, Radojkovic, c'è Michele Oveglia, Radojkovic, nulla di fatto, quindi si riparte con Ilicic per Shishi, per Moretti. Ennesima grande parata del portiere Giuliano, veramente una sera cinesca in questa prima frazione di partita. E ricordiamo inoltre, facciamo anche un grosso in bocca al lupo a Postugna, che proprio giovedì si è operato. Sì, Zaro sicuramente sta ripagando la fiducia di Oveglia, chiaramente dopo l'infortunio grave di Thomas siamo tutti quanti preoccupati, chiaro, però sapevamo tutti quanti che Zaro comunque ci aveva ripagato al meglio, e oggi sta dimostrando tutto il suo valore del grande portiere che è. E c'è la rete di Radojkovic su rigore, Trieste prende il largo, più 4, 5-1 per la compagine giuliana. E a questo punto il coach di Cassano Magnago, Havlicek, chiama i time out per i suoi. Ecco, facendo un'analisi di questo primo scorcio di partita, cosa ti senti di dire? Direi bene la difesa, benissimo Zaro, bene l'impostazione della seconda fase, belle responsabilità prese da Dogan che ha portato 2 gol, e anche di Visentin che è sempre gagliardo in difesa. Ecco, quindi diciamo che meglio di così non poteva iniziare Trieste. Diciamo che abbiamo iniziato col piglio giusto questa partita importante, come hai detto tu prima, ricordiamo perché fa bene, è una partita contro una diretta concorrente per arrivare ai playoff. Ecco, sia come diretta concorrente, come dici te, appunto per arrivare ai playoff, ma anche per avere una posizione migliore in ottica di qualificazione alla Coppa Italia. Sicuramente una competizione che a Trieste importa tanto. Sì, sì, ma è uno degli obiettivi dichiarati, arrivare alle Final Eight di Siracusa, che stanno si tenendo a Siracusa, proprio per dimostrare il nostro valore. Sicuramente, ripeto, nel nostro girone, a parte Bolzano, ce la possiamo giocare con tutte, dal Pressano appunto al Cassano a tutte, e quindi direi che è un giusto obiettivo che ci poniamo per questa stagione. Ecco, diciamo appunto che come primi risultati queste 4 giornate che si sono giocate, e come dicevi te, a parte il Bolzano che aveva la corazzata, il campionato si presenta abbastanza equilibrato. Sì, 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 sicuramente ci sono squadre dal mezzo corona, ribadisco, a tutte le squadre che fanno queste, tutte le 9 squadre che ci sono, che 8 diciamo. Altra grandissima parata di Zaro, che sono sullo stesso piano, quindi si può vincere e perdere con tutte. Vincere e perdere con tutte. Si prende con Cassano Magnago in avanti con Montesano. Fasi di gioco abbastanza concitate. In difesa veramente possiamo dire che Zaro oggi fa la differenza. Oggi Zaro sta facendo veramente la differenza. Brakovic, per dirti, che è lo straniero di punta, il tiratore di punta che hanno, ha fatto ancora 0 gol, proprio perché Zaro in 4 occasioni le ha parate tutte, proprio veramente notevole. Grande palla recuperata da Oveglia, bravo. Bravo Michele che ha recuperato la palla e ha anche scavato 2 minuti.
Di nuovo un in più, dobbiamo giocare di nuovo come prima, bene, una buona circolazione proprio per permettere di trovare lo spazio sulle ali per poter entrare dall'ala. Ecco, diciamo che in questa prima frazione sono state fischiate date molte ammonizioni, un fatto diciamo abbastanza inusuale. Diciamo che gli arbitri si stanno comportando bene, applicando il regolamento correttamente, dove è previsto appunto le tre ammonizioni, si va per gradi, quindi le prime le tre ammonizioni, poi i due minuti, a meno che non ci sia un fallo grave come quest'ultimo qui, che dove magari non c'era ancora la terza ammonizione, però sicuramente è un fallo da così. Brutto tiro di Anici con stoppata. E contropiede da parte di Di Vincenzo, che sigla il secondo gol per la compagine lombarda. Tiesto in avanti Anici, Dougan, parata da parte di Icic, ma c'è rigore per Trieste e l'ammonizione anche al tecnico Aucic, evidentemente per proteste. Ma il rigore c'era perché Dougan ha preso lo spazio prima del difensore, il difensore ha chiuso, avendolo toccato sicuramente è rigore, inequivocabile proprio. E adesso da dove ci andrà a tirare? Alla battuta Rojković. Rojković contro Iličić. Ilić. E c'è la rete di Rano Radojković che porta Trieste sul 6-2 nella perfetta metà del primo tempo. No, bel rigore di Jan, perché anche non era facile, il portiere era chiuso in porta e ha tirato molto bene sotto l'incrocio, bellissimo rigore, ben tirato. Adesso dobbiamo cercare, essendo uno in più, ancora due minuti, un minuto e mezzo, di non prendere gol. Ecco, questo è proprio il coso che non dobbiamo fare, questo errore di Dougan non ci stava. E c'è la rete del Cassano Maiago di Vincenzo, che ha fatto un parziale di 2-0. Sì, Di Vincenzo è una vecchia conoscenza, ha giocato tanti anni a Enna, si è trasferito per lavoro in provincia di Varese, quindi lavora lì, è ritornato a giocare qui con l'Ama, è un giocatore che ha avuto parecchie presenze in nazionale, è stato veramente un amico che ricordo sempre con affetto. Siamo in cronaca con il Cassano Maniago in avanti, Trieste che schiera una difesa abbastanza alta. Sì, perché siamo uno in più, quindi giustamente Oveglia preferisce non prendere gol, tiri da fuori e quindi chiude. Va bene, ha preso bene perché Visentini ha scavato questo sfondamento. Anici per Dougan che realizza, e Trieste 7, Cassano Maniago 3. Dougan top scorer per quanto concerne Trieste. Top scorer, 3 gol, un rigore preso, veramente un ottimo inizio, una conferma di delle buone cose che ha fatto fino ad oggi con la prima squadra. Cassano Maniago con Zorz in cabina di regia per Sisci, Zorz, Moretti, Zorz. Fallo. Due minuti per Pernic sono corretti, è giusto, perché ormai Moretti era dentro, l'ha preso da dietro, sono giusti 2 minuti su Pernic e quindi adesso saremo uno in meno noi per 2 minuti. Adesso dobbiamo tenere duro proprio perché abbiamo due minuti, uno in meno. Ricordiamo il punteggio che vedete Trieste avanti per 7-3, quando mancano 13 minuti alla fine del primo tempo. Una testa che ha fatto vedere, come dicevamo, buone cose. Sì, no, veramente, su tutti Zaro e Dougan direi. Zaro in una forma strepitosa, ha chiuso proprio la saracinesca. E Dougan in attacco ha fatto 3-4 belle cose, veramente. E c'è la rete di Montesano, che porta i gol per i suoi a 4, Trieste ne ha 7. Trieste quindi che imposta adesso l'attacco, chiaramente uno in meno, è uscito per Cassano Lamendola in posizione più, è entrato Gregori, questo numero 77, sicuramente fisicamente meglio disposto, però noi, eccolo. Veramente peccato, perché questa se andava dentro veramente veniva giù tutto il palazzo. Sì, e
Coveglia è partito un po' tardi, devo dire la verità, è partito un po' tardi rispetto a Visentin, che era già che aveva messo la palla giustamente al volante. Coach Oveglia si fa sentire. Sì, beh, ha ragione, perché questa azione era stata preparata sicuramente in settimana, perché non viene così, e non avere l'occasione per segnare, e invece prendiamo gol di nuovo e riapriamo una partita che sicuramente avevamo tutta della nostra. Ecco, Montesano che ha realizzato gli ultimi tre gol per i suoi. Sicuramente hanno duali molto buoni, sia di Vincenzo sia Montesano, come abbiamo già detto, abbiamo occasione di dire, sono duali molto molto veloci, molto buone, e soprattutto con tutti e due con un bellissimo tiro a disposizione. Dobbiamo fare molta attenzione, perché dove invece abbiamo chiuso bene fino adesso da fuori, con Zaro o con la difesa, stiamo peccando un po' in difesa sulle ali, appunto. Radojković per Visentin, Radojković, Michele Oveglia, Radojković, finta di curarsi, finta per Visentin, Visentin al centro, nulla di fatto, si riprende quindi con il Cassano Magnago che si porta in avanti, e c'è questo tiro da parte di Sciscio da Visentin. Sì, sì, Brakočević in questo momento non riesce a sbloccarsi, perché fino adesso ha fatto... Non ha realizzato, perché siamo veramente molto concentrati su di lui in difesa, però appunto dobbiamo dimenticarci anche gli altri giocatori, e quindi soprattutto chiudere bene sulle ali. Poi adesso siamo tornati in 6 contro 6, quindi dobbiamo riuscire a chiudere tutti i buchi. E viene dato un rigore per il Cassano Magnago, forse qua un po' discutibile. No, probabilmente l'arbitro, sì, qualche protesta, ma perché probabilmente l'arbitro ha fischiato l'invasione in area di Oveglia, che per bloccare Gregori ha tagliato dentro l'area. Penso che sia stato quello il significato del rigore. Se è così, è corretto. Montesano alla battuta, c'è la rete, quindi parziale nettamente in favore della formazione ospite, che si porta in partita, visto che è sotto di uno. Coach Oveglia chiama prontamente time out per i suoi. Giusto, perché devono dargli un attimo da pensare a quello che è successo negli ultimi 5 minuti, dove abbiamo preso un parziale di 4-0, e sicuramente in un momento in cui eravamo 5-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, è chiaro che lì devi cercare di incrementare, non farti recuperare nel giro di 4-5 minuti il vantaggio che hai accumulato con tanta fatica. Quindi è giusto che ci parli un attimo, gli faccia ragionare e di ritornare in campo con lo spirito dei primi 10 minuti. Ecco, cosa pensi che adesso il coach biancorosso dirà ai suoi per spronarli? Ma sicuramente di fare più attenzione in difesa, perché abbiamo avuto due o tre sbavature, e in attacco sicuramente di non forzare i tiri, cosa che è successa due volte con Anici. Quest'ultima azione è molto bella, uno in meno del volante, bisogna fare un po' più attenzione, ricordarsi un po' gli schemi, però insomma non posso dire che stiamo giocando male, anzi abbiamo giocato veramente 20 minuti di buona qualità. È chiaro che adesso bisogna andare avanti, non ci si può fermare sugli allori. Anche contro una formazione, come dicevamo in settimana, parlando anche col tecnico, è veramente tosta e completa in ogni suo reparto. Ah sì sì, dico, Cassano sicuramente è una squadra che come noi può lottare per il playoff, giustamente, ha giocatori di esperienza, giovani, giocatori naturalizzati di buon livello, straniero di buon livello, una squadra completa, ben allenata, direi che una squadra assolutamente completa in ogni suo ruolo. Siamo ritornati col 7 base, quindi con Visentin terzino destro e da Pirà in campo, vediamo che è stato forse il momento migliore della squadra in questa formazione, vediamo se è così. Qui poteva starci anche il rigore, perché è la sensazione di prima, dove il difensore ha tagliato dentro l'area, la sensazione fotocopia di prima, ci stava anche qua il rigore, vabbè, così. Dogan coglie la traversa. Diciamo che Trieste ha colto una traversa e un palo, anche un pizzico, diciamo, di sfortuna si è messa. Sì, perché ha tirato bene Dovgan, nel senso che era parecchio, aveva un bel angolo e tutto, però chiaramente ha chiuso troppo il polso e è andato a sbattere contro la traversa. Abbiamo preso gol da Moretti e siamo di nuovo in parità. Siete pari, quindi è tutto da rifare per i biancorossi di casa. Radojković, Anici, Radojković, Visentin... Radojković, Anici, Visentin, Anici,
tiro ribattuto, ma Anici prontamente riprende il pallone per Visentin. Anici prova a connessere al centro, Visentin, Anici, Radojkovic, veramente un muro quello di Cassano Magnago, un muro impenetrabile. È un muro dove facciamo molta fatica, chiaramente non avendo Cugna che può aprire la difesa da terzino con qualche tiro da fuori, è chiaro che loro sono molto chiusi perché in questo momento notano che non abbiamo nessun tiratore e quindi gli stiamo avvantaggiando noi col nostro tipo di attacco, però dobbiamo riuscire a scavare qualcosa magari con Anici adesso, vediamo. Anche qua siamo quasi a entrare, ma Visentin giustamente protesta perché era un fallo un po' da due minuti, però va bene. Ricominciamo a circolare. Viene parato questo tiro di Rapiran dal portiere Ilcic, quindi si riprende sempre sul punteggio di 7 pari con il Cassano Magnago in avanti. Diciamo un momento no per Trieste in questi ultimi 5 minuti. È un momento no, perché la partenza era stata di belle speranze, di buone speranze, e adesso è un 6-7 minuti che non riusciamo a segnare più così. Adesso chiaramente dobbiamo tirare fuori tutte le nostre energie per cercare intanto di non prendere gol. Ecco, palla recuperata, vediamo se riusciamo a lanciare il contropiede, impostare la seconda. No, rientrano molto veloci, non riusciamo, però vediamo. Grande. E c'è la rete di Radojkovic in elevazione e quindi più uno per Trieste, 8-7. Più di qualche occasione ci riesce a tirare fuori le castagne dal fuoco, perché anche adesso non avevamo poche idee e si è inventato un gol in transizione veramente notevole, davvero centrale, tiro incrociato veramente molto molto bello e sicuramente anche molto utile. Il Cassano Magnago in avanti, ma Trieste recupera palla, fase concitate, quindi Trieste avrà modo di cercare di incrementare il vantaggio. Nel frattempo c'è un cambio per Trieste, è uscito Rinaldo, è entrato Anici e anche in rampa di lancio l'italo francese di Trieste, Bellomo. Sì, c'è il cambio con Dovgan, giustamente, oddio, poteva ci spostare sicuramente, Dovgan sicuramente ha questo cambio in Bellomo che deve ancora un po' dimostrare il suo valore perché ha avuto poche occasioni, però direi che se abbiamo ripreso fiato con questo gol in più e se abbiamo la palla in attacco è importante riuscire in qualche maniera a segnare e portarci il doppio vantaggio. Radojkovic per Visentin, Radojkovic Anici, Penic, Radojkovic Anici, Radojkovic Visentin, Bellomo per Radojkovic, per Penic che realizza il parziale di 2-0 per Trieste, Trieste 9, Cassano Magnago 7. Adesso Trieste ha segnato due reti dalle fasi centrali. Sì, benissimo, anche bellissima palla data a Pernic che si è fatto trovare ben libero da solo, veramente si è smarcato molto bene, è messo dentro, anche il cambio Pernic-Dinardo in fase d'attacco ha portato i suoi benefici, direi un bel gol di Pernic. Ecco, se Mari vuoi dirci il tabellino per quanto concerne Trieste? 3 gol Radojkovic, 3 gol Dovgan, 1 gol da Piran. E Visentin un gol, basta, questi sono i gol. Nel frattempo sono stati dati 2 minuti da Piran, quindi si proseguirà con la palla in mano del Cassano Magnago e Trieste a questo punto giocherà con un uomo in meno. Ancora 2 minuti, un uomo in meno, giusta l'espulsione perché è veramente un po' ingenua da Piran un po' cascare in questi... Non dico provocazione, però il giocatore si è buttato dentro, è chiaro che se lo agganci con la testa bassa è un fallo da 2 minuti. Però adesso vediamo di stringere le maglie e cercare di non prendere gol. Bene, bene, difesa dura, tosta, ci vuole una difesa tonica adesso per questi 2 minuti in apnea. Puliamo il campo perché è stato bagnato.
Direi che se riusciamo a chiudere bene sulle ali in mezzo potremmo rischiare qualcosa in mezzo di più forse. Ecco, diciamo, se facciamo un'analisi dettagliata di questo primo tempo, Trieste che ha iniziato bene, poi c'è stato un ritorno del Cassano Magnago che è riuscito, diciamo, a pareggiare, adesso c'è questo mini break nuovamente in favore dei biancorossi. Sì, esattamente, un'analisi precisa, perfetta. Abbiamo avuto un buonissimo inizio, un calo a metà del primo tempo, vi ha aperto la partita e adesso ce la giochiamo a punto su punto. Grande Zaro! Grandissima parata di Zaro sul tiro di Montesano e quindi Trieste potrà allungare. Peccato questo tiro di Bellomo in tutta velocità parato dal portiere Ilic. Quindi il Cassano Magnago nuovamente in avanti, fa molta rotazione anche il Cassano Magnago perché sicuramente fa fatica. Trieste recupera un pallone veramente molto molto importante e potrà nuovamente cercare l'affondo. Radojkovic per Visintin, per Bellomo. Il pubblico di Chiarbola che incita i suoi beniamini anche quest'oggi, veramente numerosi come sempre. In avanti Trieste con Visintin che cerca di scardinare questa difesa lombarda. Giusto la scelta di Visintin, giocare uno contro uno con Montesano, gli dà 20 centimetri, è giusto forzare un po' l'uno uno contro uno qua. Adesso vediamo questa azione, vediamo se non si riesce a sbloccare Anici. Anici in questo momento è quello che sta ancora bloccato, sarebbe buono che riuscissimo a prendere qualche gol con lui. E c'è la rete del Cassano da parte di Gregori, del pivot lombardo. E quindi il punteggio vede Trieste avanti di 1 per 9-8. Sì, e Anici che ha fatto un 0 su 4 che con scelte di tiro, al di là del 0 su 4, con scelte di tiro un po' sbagliate, è chiaro che se non segna lui da fuori, non essendoci Kuniak, loro fanno presto a chiuderci con questa 6-0, non abbiamo molti sbocchi. Dobbiamo fare il doppio della fatica a trovare, per girare la palla e trovare qualche soluzione alternativa o sulle ali o da qualcun altro. È chiaro che sarebbe importante che Anici si sbloccasse e permettesse a loro difesa, a dover costringerli ad aprire la difesa in sostanza. Radojkovic al tiro e palo e nuovamente Pernic, rigore per Trieste. Rigore per Trieste quando mancano poco più di 3 minuti alla fine del primo tempo. Un rigore che indubbiamente ci stava. Ma è stato molto bravo Pernic, molto furbo a pescare la palla una volta sulla respinta del portiere sul tiro di Jan, si è buttato, il difensore si è appoggiato sopra, è chiaro che è rigore. Ora tirerà Kevin, vediamo se gli può essere d'aiuto questo rigore per cercare di sbloccarsi, perché appunto come dicevo prima abbiamo bisogno di lui proprio per cercare di scardinare questa difesa che sennò ci mette molto sotto. Ecco, appunto, parlavamo di Anici, ricordiamo che è stato convocato in nazionale e che è tornato in settimana dalla Finlandia. Sicuramente può pagare un po' di stanchezza il doppio incontro con la Finlandia, tra l'altro ha fatto anche due gol molto belli, e niente da fare, non si riesce a sbloccare. E quindi diciamo che sicuramente può pagare un po' di stanchezza, però lo stesso deve riuscire a sbloccarsi per darci una mano in questa situazione. Nulla di fatto quindi e Trieste sempre avanti di 1-9-8 con il Cassano Magnago in avanti con Sisci per Moretti. No, fallo di Bellomo su Di Vincenzo. Bene, bene. Trieste in contropiede con Dapiran che realizza più 2 Trieste, 10-8, 10-8 quindi per Trieste, 2 minuti al termine del primo tempo. Bene, bene, buona difesa, buonissimo attacco, buona difesa con la parata di Zaro, lancio in contropiede per Dapiran che prima quasi gli è sfuggita la palla, la recupera e fa un gol quasi d'angolo impossibile sotto le gambe di Ilic. Ecco, diciamo che appunto Trieste quando innesca la marcia della velocità non c'è per
per nessuno, ma nel frattempo c'è stata la rete di Vincenzo. Sì, è lasciato abbastanza solo con buon angolo, ha fatto una bella girella, quasi passi di Visentin, adesso dobbiamo riuscire un minuto e mezzo a portare a casa ancora un gol, perché andare a riposo in vantaggio sicuramente è una cosa sicuramente che ci può dare qualche vantaggio. Bene, bravo Vise, bravo. E la rete di Visentin, Trieste 11, Cassano Magnago 9. 1:10 alla fine del primo tempo. Trieste, diciamo che ha preso coraggio in questi ultimi minuti. Sì, 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 c'è stata un'immersione, siamo tornati con la formazione base che ha iniziato, siamo tornati con lo spirito dei primi 10 minuti, quarto d'ora. Sicuramente così molto meglio in difesa, molto meglio anche in attacco, con qualche invenzione di Visentin come quest'ultima o qualche gol in contropiede come quello di Da Pirà un attimo fa. Direi che stiamo riprendendo il piglio giusto. Il Cassano Magnago in avanti. Infrazione. Fallo giusto, hanno chiuso bene in due Di Nardo e Visentin su Gregori da pivot, quindi una buona chiusura. Adesso il batteranno fallo, mancano 30 secondi, dovremmo cercare di non prendere gol. Ecco, questa sarebbe la cosa ottimale. E possibilmente magari cercare l'ultimo tiro. Veramente sì, diciamo che le opzioni sono tante. Ecco, nel frattempo, se un attimino così anche parliamo della quinta giornata, che vede partite veramente importanti quest'oggi: Pessano con il Marano, il Mezzo Corona con il Colonia, l'Epan con il Brixen. Quindi partite veramente molto molto importanti. Sì, soprattutto in un girone molto equilibrato come il nostro, diciamo, perché Epan, Mezzo Corona, Marano sono tutte squadre che possono lottare, che possono lottare. Adesso c'è un errore sicuramente di ingresso, perché prenderà due minuti il Cassano Magnago, perché è entrato un giocatore in più. Sicuramente potremmo stare uno in più fino agli ultimi 20 secondi. Ultimi 20 secondi con palla in mano per la compagine giuliana. Ricordiamo il punteggio che vede avanti sempre i colori bianco-rossi di 1:11-10. 11-10, è entrato un giocatore in più di Cassano, quindi giusti due minuti, erano in 8 in campo. Adesso abbiamo 15 secondi per cercare di sfruttare questa superiorità numerica. Anici, Radojković, Visentin, Radojković, Anici, Da Piran, Anici per Visentin, e realizza da posizione impossibile. E si conclude così il primo tempo con Trieste avanti di 2:12-10. Noi ci sentiamo fra qualche minuto e spazio alla pubblicità.